25 aprile è un momento di passaggio estremamente importante. Io ho vissuto gli anni precedenti e gli anni dopo e devo dire che abbiamo tremato, abbiamo sofferto ed è stata una cosa meravigliosa questa liberazione. Tutti si aspettavano chiaramente un mondo nuovo. Il mondo nuovo è venuto, ma i problemi, molti problemi sono rimasti. Ecco perché si tratta oggi di fare del 25 aprile di nuovo un punto di partenza e fare un riesame di quello che si è fatto. Questo mi sembra importante. L'hashtag di oggi è il coraggio di. Qual è il coraggio? Qual è per lei il coraggio di fare che cosa? Guardi, il coraggio ci vuole sempre, in qualche modo. Ci vuole già il coraggio di vivere, questa è già una cosa che uno deve imparare da bambino. Però poi con il coraggio si può fare del gran male o del gran bene. Impieghi lo stesso coraggio, la stessa creatività. Allora quello che si deve fare è con coraggio trovare la congiunzione tra quello che si può fare di bene e quello che si può fare di male. La via sta nel mezzo, cioè si deve creare una condizione nuova che unisce i due estremi. I due estremi devono essere uniti con un prodotto nuovo, che è una nuova società. Di avere il coraggio di fare questo. Il coraggio è di credere in se stessi, credo che in qualche modo qualche parallelismo c'è, no? con la Fiorentina rispetto a questo titolo. Penso alla storia di Della Valle, che hanno avuto il coraggio di ripartire dopo aver toccato il fondo e di ripartire con delle idee coraggiose, appunto, e ad oggi probabilmente ci stanno riuscendo, quindi sicuramente c'è coraggio di rinascere. 25 aprile, sono passati 70 anni, una sua riflessione? Pensavo a Firenze, perché adesso sono a Firenze, pensavo che non ci fosse stato appunto il coraggio dei fiorentini, ma degli italiani in genere in quel periodo, non è che lo ricordo naturalmente, ma un po' ho letto qualcosa, ma se non ci fosse stato il coraggio delle persone appunto orgogliose e coraggiose, probabilmente tante bellezze non ce l'avremmo ancora.